finalmente qua con noi l'onorevole Safira Bengel, che è venuta a posta del Brasile dopo tantissimi anni. Lei ha ricevuto il carico in Brasile di onorevoli. Buonasera a tutte, è un piacere dopo 15 anni tornare qua per ricevere questo omaggio, no? Questa sera, da quest'anno in poi, ci sarà il trofeo Safira Bengel alle persone. Vorrei ringraziare a Pamela e tutte le staff per questa bella serata in onore all'artista Safira Bengel. È vero che hai ricevuto un premio in Brasile? Sì, sono l'unica al mondo a essere commendadora. È una commenda quando una persona lotta per i diritti umani e per l'azione culturale. Io faccio parte del Comitè di Cultura del Ministero della Cultura brasiliano, perciò con 37 anni di carriera io ho sempre lottato per il mondo dello spettacolo e il showbiz. E agli anni 70 hai fatto il tuo primo concorso? Sì, a Rio de Janeiro, no Cabaré Casanova. Poi di lì abbiamo girato tutto il Brasile, tutto il mondo, sempre facendo questi spettacoli. Perciò, per chi non lo sa, lei anche in Italia è stata la prima trans che ha idealizzato il primo concorso di bellezza trans in Italia. E oggi ha una grande ripercussione, no? Come te la senti riguardo a questo e qual è la tua emozione dopo tanti anni di ricevere un invito per un concorso in Italia? Molto, l'emozione è grandissima, perché quando le persone riconoscono il tuo lavoro è importante per me e per tutti gli artisti, questo voglio dire. Gli anni 80, quando sono arrivata in Italia, abbiamo aperto la prima discoteca con spettacolo dei trans in Italia, a Milano, all'American Disaster. E di lì fino a oggi, ogni anno c'è il concorso di bellezza. E per me, e voglio ringraziare e voglio veramente dire grazie a voi della stampa delle piccole trasgressioni che ho visto nascere tanti anni fa, e per me è un onore stare qua con voi. Grazie Pamela, perché sei veramente fantastica. Grazie a te, è un onore per tutti noi averti qua questa sera. Amo l'Italia, siete meravigliosi. Bacione. Dá um beijinho. Obrigada. Obrigada, amor.